Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale video di Notebook Italia, in diretta da Berlino, dove si sta svolgendo Innovation Qualcomm 2012, l'evento con il quale Qualcomm presenta in Europa le sue ultime novità. Abbiamo avuto modo di provare in anteprima italiana la piattaforma di sviluppo di Snapdragon S4 Quad Core, quindi dell'SoC APQ8064. Come si vede è un tablet da 10 pollici, ma del tutto particolare. Oltre alla videocamera frontale da 2 megapixel, al sensore di luminosità ambientale e ai due altoparlanti stereo, sul lato anteriore notiamo infatti anche un lettore di impronte digitali. La ragione della presenza di queste interfacce un po' insolite è il fatto che questo tablet non è destinato agli utenti finali ma agli sviluppatori, per consentirgli di iniziare a ottimizzare il loro software per questa piattaforma. Sul lato sinistro inoltre, dopo il bilanciere del volume, un jack audio da 3,5 mm e una porta micro USB, troviamo sotto questa protezione di gomma una porta combinata USB e HDMI davvero poco comune. Sul retro invece troviamo una videocamera principale da ben 12 megapixel con flash LED e un ampio sportello che una volta rimosso permette di accedere alla batteria e polimeri di litio con una capacità di 5200 mAh per la quale Qualcomm dichiara un'intera giornata di autonomia. Prima di iniziare a passare in rassegna i nostri benchmark, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche hardware e software di questo dispositivo. Partendo dal sistema operativo, andiamo nella finestra delle impostazioni di Android e dalle informazioni sul terminale possiamo vedere che abbiamo Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich con un kernel Linux 3.0.21. Per quanto riguarda invece le informazioni sulla dotazione hardware, ci affidiamo come di consueto alle informazioni di sistema del benchmark Quadrant. Circa il processore è importante sottolineare che ciascuno dei 4 core che lo compongono è indipendente sia dal punto di vista del voltaggio che della frequenza. Abbiamo poi 2 GB di memoria RAM e per quanto riguarda l'acceleratore grafico abbiamo una GPU Adreno 320, per la quale Qualcomm dichiara prestazioni 3-4 volte superiori rispetto alla generazione precedente. I risultati di Quadrant lo confermano. C'è un netto miglioramento rispetto al passato per quanto riguarda il comparto 3D, mentre il nostro Snapdragon S4 Pro domina incontrastato per quanto riguarda le prestazioni di CPU e memorie, rispettivamente in blu e in rosso in questo grafico. Per un confronto, un processore quad-core di ultima generazione, come quello del Samsung Galaxy Note 10.1, ottiene un punteggio all'incirca di 5200 punti, contro i 7400-7600 punti che invece fa segnare il nostro tablet. Gel Benchmark 2.5, che si è affermato come uno dei benchmark di riferimento per quanto riguarda le prestazioni 3D con la versione mobile delle API OpenGL, rafforza l'ottima impressione suscitata dalla GPU Adreno 320, anche a confronto con la blasonata Power VR montata dall'iPad di terza generazione. È invece maggiormente incentrato sull'esperienza utente nella navigazione web Vellamo, un altro benchmark nel quale tuttavia il nostro SoC APQ8064 Quad Core fa comunque segnare punteggi record. Così come succede anche con AnTuTu Benchmark, un altro benchmark sintetico di sistema molto popolare, nel quale il nostro tablet riesce a ottenere uno score totale di circa 14.000 punti. Viste le premesse, l'esperienza di navigazione internet non poteva che essere eccellente. Lo zoom, lo scrolling, il doppio tap sono fluidi e più reattivi rispetto anche agli stessi processori Snapdragon S4 Dual Core. Stesso discorso vale anche per la capacità di riproduzione di video in Full HD, che possono essere acquisiti direttamente tramite la videocamera da 12 megapixel posizionata sul lato posteriore, e che oltre a un completo controllo su tutti i principali parametri di funzionamento, come l'esposizione e il bilanciamento del bianco, permette anche di attivare alcune funzioni evolute, come il riconoscimento dei volti, dei sorrisi o addirittura della direzione dello sguardo. Quando si sta per esaurire la carica della batteria o quando si ha bisogno di qualche interfaccia in più, si può inserire il tablet all'interno della sua dock, che offre un'uscita video HDMI, un connettore RJ45 per Ethernet LAN e 2 ulteriori porte USB, tutte in formato standard. Continuate a seguirci perché sicuramente a breve verranno annunciati nuovi smartphone e nuovi tablet basati su questi chip, su sistema operativo Android e, perché no, anche su sistema operativo Windows 8 RT.